Giro di boa per il pellegrinaggio diocesano in Giappone. Il gruppo, partito venerdì scorso dall'Italia, sta trascorrendo giornate intense nei principali centri del paese nipponico: Kyoto, Osaka, Nara, Fujiyama, Tokyo. Nella capitale i pellegrini hanno partecipato alla messa celebrata in cattedrale dal parroco. Il cristianesimo in Giappone è una religione minoritaria. Introdotto nel 1549, i fedeli giapponesi hanno avuto un cammino travagliato. 100 anni dopo la sua introduzione, il cristianesimo fu proibito in paese e i cristiani dovettero abbandonare il Giappone per professare la loro fede. Alcuni però rimasero qui e 150 anni fa si ricompose la comunità cristiana. Oggi i cristiani nella penisola sono circa 400.000, 800 i sacerdoti che portano avanti il cammino pastorale. L'evangelizzazione tramite la catechesi si svolge principalmente nelle chiese giapponesi, mai al di fuori. L'impegno, inoltre, è nella realizzazione di scuole, ospedali e case di riposo ispirate ai principi cristiani. Per i pellegrini un'esperienza coinvolgente con una realtà molto diversa dalla nostra e tenace nel portare avanti il proprio impegno e il proprio cammino. È una capacità, secondo me, che si vede sia nelle grandi situazioni che nella vita quotidiana. Ad esempio, dove sono state gettate le bombe atomiche durante la guerra mondiale, loro comunque non ne parlano, lo nascondono un po', perché lì si può comunque ancora vivere, si possono mangiare i pomodori, si possono ancora fare le cose. Io sono rimasto particolarmente colpito dall'idea che hanno il popolo giapponese di lavorare in gruppo e di comunità per rendere il Giappone un luogo di elevata spiritualità e bello da vedere agli occhi di chi viene da fuori. Non possiamo esimerci dal chiedere al nostro amico Gianni se si mangia bene in Giappone. Sì, sì. Tante, tante, tante cose, piccole, piccole ma tante.